sono attimi di follia, davvero, io non so come descriverli. 10 anni che aspettavo questa società, un gruppo incredibile, incredibile. Un anno pazzesco, stranissimo per tutti quanti, dove abbiamo lavorato ogni giorno, abbiamo passato 2 quarantene, abbiamo tutti quanti passato il Covid. Era inimmaginabile quello che poteva succedere, tutto il successo di fila, di vittorie. Siamo soddisfattissimi, ragazzi, non ci crediamo neanche noi adesso. Testa comunque domani che ci sarà la finale, vogliamo pure quella e non vogliamo niente, insomma. Cioè adesso, pensandoci, ho diverse azioni in mente in cui si poteva far di più dal punto di vista nostro, ma non ho niente da rammaricarci, nel senso che il parziale del primo tempo, gran parte peraltro colpa nostra, avrebbe steso un bisonte e noi non ci siamo arresi. E per l'anno prossimo è presto a parlare, purtroppo quello della pallamano italiana è un mondo un po' fatuo, quindi non si sa quello che succede domani, bisognerà vedere chi possiamo confermare. Se la squadra rimanesse questa, l'obiettivo minimo è confermarsi, questo di sicuro.